Ora vi parliamo di politica e in particolare di un movimento che sembra essere tornato sulla scena, ovvero la democrazia cristiana. Stiamo per ascoltare le interviste al vice segretario nazionale Massimo Rossi e al presidente provinciale Livio Pellegrino Dossi. Ma la democrazia cristiana è nata, è risorta, non è mai stata chiusa? Ci può spiegare? La democrazia cristiana non è mai morta perché noi siamo la continuazione legittima di quello che è stato come dello scioglimento del 1994 per poi trasformarsi in Partito Popolare. La democrazia cristiana lo dice anche la sentenza della Suprema Corte della Cassazione con la sentenza del 30 dicembre del 2010 che non è mai morta perché legittimamente solo il Consiglio nazionale poteva sciogliere la democrazia cristiana, perché un partito non viene sciolto per volontà del suo segretario eletto da un'assemblea, viene sciolto un partito solo convocando un Consiglio nazionale che è sovrano e quindi se il Consiglio nazionale... Stabilisce di sciogliere un partito, allora questo, ma siccome questo non è mai avvenuto, non si può dire che la democrazia cristiana eh, non è mai morta, assolutamente. Ecco, ci può dare qualche numero del vostro movimento e spiegare come è stato strutturato? Sì, eh, noi eh, abbiamo 107 province, siamo presenti in 107 province con le nostre sezioni con i nostri organismi direttivi composti e votati dal congresso, quindi anche, tendo sempre a ribadire che per noi democratici cristiani il congresso è sovrano, quindi lasciamo alla maggioranza ogni e qualsiasi decisione, siamo presenti e copriamo tutta la nostra penisola, isole comprese. Abbiamo grandi... Uh, uomini alla guida di queste nostre uh, sezioni, sia provinciali, abbiamo tutti i direttivi regionali formati. Mm, eletti chiaramente sempre da, dai congressi che abbiamo tenuto successivamente al congresso naturale, al congresso nazionale. Siamo in scadenza congressuale perché a, eh, in questo autunno eh, del 2012, eh, essendo stato tenuto nel 2010 l'ultimo congresso nazionale, ci sarà... Il nuovo congresso nazionale. Stiamo tuttora eh, facendo ed è appena terminato il congresso provinciale di Bergamo, saremo eh, a fine mese con il congresso della regione Lombardia, eleggerà i propri rappresentanti e, e ci stiamo muovendo in questo senso. Ecco, ma avete già un posizionamento politico? Insomma. State a destra, a sinistra? Ma al noi siamo la democrazia cristiana, noi siamo al centro nella nostra autonomia, non siamo legati a nessuno. Posso solo dire che l'ultima eh, delibera congressuale, arrivata eh, dal congresso nazionale, noi ci collochiamo col centro-destra. Questo è stato votato come mozione, quindi eh, sarà il nuovo congresso nazionale poi a stabilire la linea da seguire. Ma comunque noi cerchiamo. Sempre eh, di avere la nostra autonomia, con la nostra dignità e non è una collocazione che dobbiamo trovare, ma noi siamo abituati a stare con la gente e in mezzo alla gente per guadagnarci dalla gente, poi sul campo di battaglia, e i famosi gradi se saremo premiati. Ecco. Perché entrare nella democrazia cristiana e chi è il vostro tesserato tipo? Ma noi siamo a 360 gradi, è la persona comune, l'uomo comune, la donna comune, la gente che ha voglia di dare eh, un servizio particolare eh, agli altri. Ecco, questi siamo noi. Gente normalissima, accettiamo tutti a 360 gradi. Non... Per cui chiaramente noi siamo di ispirazione cattolica, eh, professiamo e cerchiamo proprio con i nostri dipartimenti di stare in mezzo alla gente, poter aiutare la gente ed è solo così che cerchiamo di crearci questa visibilità. Siete già impegnati sul territorio con una raccolta firme? Sì, eh, abbiamo siglato un accordo con l'onorevole Scilipoti eh, per l'impignorabilità eh, della prima casa. È stato presentato un disegno di legge, viene anche chiesto di modificare alcuni articoli della Costituzione. Perché in questi momenti drammatici di debacle completa della politica, dell'imprenditoria e chi più ne ha più ne metta, eh, noi siamo scesi in campo per raccogliere le firme. Perché non è giusto che persone che abbiano lavorato una vita, eh, che abbiano dato del sangue eh, con dei sacrifici per un cavillo giuridico possano essere privati da da una cosa per cui hanno lottato, ecco, non, non ci sentiamo uh, sereni sino a che non abbiamo portato a termine questa raccolta di firme, ma c'è già un'interpellanza parlamentare, proprio ero giù a Roma con uh, l'onorevole Scilipotti e col segretario nazionale e avevamo firmato questo protocollo d'intesa. Livio Pellegrino Dossi è il presidente della democrazia cristiana a livello provinciale della provincia di Bergamo, sì esatto. Ecco, ma a Bergamo come vi siete presentati? Beh, a Bergamo ci siamo mossi con una semplicità tale, eh, abbiamo organizzato per vedere, eh, per riportare, riportare la bandiera della democrazia cristiana. Eh, nella città di Bergamo abbiamo organizzato eh, nel mese di febbraio, feb 26 febbraio precisamente, 4 marzo e 11 marzo, dei gazebi in centro Bergamo. Eh, città alta, Sentierone, eh, abbiamo avuto mh, parecchie persone che si sono avvicinate. Eh, nel rivedere il simbolo, eh, gente che ci chiedeva eh, dateci una mano, si stava meglio quando si stava peggio, tornate, fate qualcosa per noi, eh, meno male ci siete. Mm, gente che si girava per l'amore di Dio stanchi della politica, ma noi nonostante tutto sotto l'acqua, eh, presenti, eh, la gente si è avvicinata a noi con, con interesse. Come siete organizzati a Bergamo? Eh, abbiamo fatto il primo congresso provinciale eh, di Bergamo che in realtà è il 22 congresso eh, il 29 marzo del 2012 eh, al Crystal Palace e abbiamo costituito un esecutivo vero e proprio. Quindi eh, abbiamo già 19 praticamente eh, persone professionisti nell'esecutivo eh, pronti a prendere in mano 15, dipart 15 dipartimenti nella provincia di Avete già una sede? La sede prossima eh, verrà aperta a Bergamo a breve, entro giugno verrà aperta la sede e eh, prima dell'estate verranno coperte tutte e tre le valli con le varie sezioni. Mi sembra di capire che a breve ci sarà anche uno sportello per il cittadino Perfetto. Mh, nella sede della Democrazia Cristiana che andremo a aprire a Bergamo ci sarà uno sportello aperto al cittadino, dove il cittadino a fronte di tutti questi problemi, il eh, nostro cavallo di battaglia l'impignorabilità della prima casa, potrà rivolgersi a noi, a tutti i professionisti che gravitano, intorno, eh, che gravitano non intorno, che gravitano dentro la Democrazia Cristiana, che si mettono a disposizione gratuitamente per poter risolvere quei problemi. Spiccioli che la gente normale non sa, non sa come muoversi, le cartelle esattoriali, gli accatastamenti, eh, le cose particolari. Cerchiamo di dare una mano alla gente comune. Sul sociale avete anche altre iniziative? Sul sociale abbiamo delle iniziative molto importanti. Stiamo preparando qua in Valbondione, eh, proprio mh, stiamo aprendo a Valbondione una casa eh, di riposo eh, per disabili, per anziani, cerchiamo di dare una mano a quelle persone abbandonate, eh, malati di Alzheimer che non sanno dove trovare un posto eh, e non solo in Bergamo, ci stiamo muovendo proprio eh, a carattere proprio regionale da quel punto di vista lì. E a Bergamo ci sarà anche un evento prossimamente? Prossimamente faremo... Un importante evento dove andremo praticamente a cristallizzare praticamente, eh, tutto il nostro esecutivo, saranno presenti degli europarlamentari e andremo praticamente eh, alla raccolta firme e a portare avanti i nostri cavalli di battaglia. E con Decoder questa sera è tutto, ringrazio Riccardo Raviz in regia e tutti voi per la vostra gentile attenzione, grazie e buon proseguimento di serata a tutti.